Ciao, in questo video ti presento una fase della vendita che è presente in maniera approfondita nell'evento Ingegneria della Vendita. In particolare in questo video ti presento la fase di estrapolazione. Sì, perché quando tu vuoi vendere un prodotto o servizio al tuo cliente, devi prima estrapolare qual è la sua mappa del mondo, cioè quali sono le caratteristiche delle parole che utilizzerai, delle frasi che utilizzerai che motivano il tuo cliente, cioè come puoi presentare al meglio il tuo prodotto barra servizio grazie alla fase di estrapolazione. In questa fase ti insegno le domande di estrapolazione che ti permetteranno poi successivamente di presentare il tuo prodotto grazie alle informazioni che hai estrapolato. Che cosa devi estrapolare? Devi estrapolare prima di tutto i suoi sistemi rappresentazionali, perché devi capire che i tuoi clienti pensano a immagini, a suoni o a sensazioni. Esempio, ci sono dei clienti che vogliono vedere una rappresentazione del prodotto, ci sono clienti che vogliono sentir parlare del prodotto e raccontare storie sul prodotto e ci sono clienti che vogliono toccare con mano il prodotto, provarlo, immergersi. Ecco, in funzione della tipologia di cliente, tu dovrai presentare poi nelle fasi successive il tuo prodotto in funzione del sistema rappresentazionale giusto del tuo cliente. E per capire il sistema rappresentazionale giusto del tuo cliente, basta che tu ascolti i predicati che lui utilizza nel presentarsi e nel comunicare, se sono più visivi, più uditivi o più cinestesici. L'altro aspetto importante sono i suoi criteri, cioè i criteri te li comunica al cliente dopo che tu poni a lui questa domanda. Cosa è importante per te? Grazie a questa domanda tu estrapoli le parole calde, le parole che hanno una risposta emotiva inconscia nel tuo cliente. Le utilizzerai poi nella fase di presentazione del tuo prodotto. Poi devi estrapolare i suoi operatori modali, cioè di cosa lui ha bisogno, di cosa lui desidera, di cosa lui vuole, di cosa non vuole e di cosa gli farebbe piacere avere. E devi mapparli sulla sua timeline, cioè che cosa ha nel presente e che cosa ha nel futuro. Poi devi estrapolare i suoi metaprogrammi, cioè lui come si motiva, quali sono le parole giuste perché lui si motivi. Cioè ha bisogno che venga utilizzata la parola rifletti, analizza, prendi in considerazione perché l'offerta sta scadendo oppure ha bisogno che utilizzi le parole fallo, vai, la cosa giusta. Ecco, capirai che se nei metaprogrammi ci può essere una persona che è proattivo e quindi ha bisogno di parole del tipo fallo, vai, la cosa giusta, oppure persone che sono reattive e quindi hanno bisogno di parole del tipo rifletti. I metaprogrammi della vendita che ti insegno sono livello, direzione della motivazione, referenza, quindi se la persona decide con i suoi parametri o con parametri esterni, se ha bisogno di opzioni per decidere o se ha bisogno di una procedura, e i fattori motivazionali, se si motiva per similarità con ciò che conosce o si motiva per differenza. Ti spiegherò perfettamente come estrapolare la mappa del mondo, la mappa che crea la sensazione positiva nel tuo cliente nell'evento Ingegneria della Vendita. Questo ti permetterà di presentare il tuo prodotto come piace a lui, di utilizzare le parole giuste per lui e questo ti permetterà di incrementare la tua percentuale di chiusura al 97%. Ti ringrazio per l'attenzione, grazie per avermi ascoltato, ti invito all'evento Ingegneria della Vendita e spero di conoscerti in aula. Ciao!